Ciao a tutte Shirin e Shirine, io sono Aldo e bentornati in una nuova recensione The Shirin's Corner. Oggi volevo girare il video dedicato ai film e telefilm sopra Netflix, ma poi abbiamo deciso di soffermarci su uno in particolare. Abbiamo chi? Non io e le mie tantissime personalità, ma quelle due simpatiche birbanti giovanciulle di Afrodite Rania e Spicci Cullen, rispettivamente Elisa e Valentina. Dal 19 febbraio sul catalogo di Netflix Italia è stato caricato un live action davvero molto importante. Sto parlando del live action di Fullmetal Alchemist. Per chi come me è un po' di vecchio stampo, e quindi sì, mi sono appena dato del vecchio, non può non conoscere e amare Fullmetal Alchemist. Ai tempi, sto parlando di 7-8 anni fa, spopolò all'inverosimile. Si parlava solo ed esclusivamente di Fullmetal Alchemist, di questo manga bellissimo, di quest'anime fantastico. C'era un merchandising assurdo. Io avevo la qualunque, tra l'altro tuttora. E quando ho letto dell'annuncio del film esclusiva Netflix, del rilascio, da una parte ero molto contento e dall'altra parte no, perché sentivo puzza di borracciata. E quindi ci siamo messi d'accordo con le mie amiche per far uscire questa pseudo recensione. Ognuno ovviamente dirà la sua. E mi raccomando, supportateci qui sopra nelle informazioni e qui sotto nell'info box trovate tutti i link utili. Ma prima di parlarvi di Fullmetal Alchemist, di entrare nel dettaglio per quanto riguarda il live action, volevo fare un piccolissimo cappello per chi non conoscesse il titolo. Il titolo è molto ma molto complesso. Composto da 27 volumi, questo è il numero 27esimo, e racconta una storia molto particolare, una storia complessa, ingarbugliatissima, dove succede un po' la qualunque. I protagonisti sono Edward e Alphonse, due fratelli con la passione per l'alchimia che decidono di infrangere le regole, di far rinascere una persona. È un tabù per quanto riguarda il mondo dell'alchimia e succede un po' il disastro, perché Edward perde una gamba e Alphonse si annulla completamente. Per riportare l'anima del fratello nel mondo reale, Edward sacrifica il proprio braccio e impregna un'armatura con l'anima del fratello. Edward quindi decide a tutti i costi di diventare un alchimista di stato, trovare la pietra filosofale e restituire il corpo al fratello. Ma questo, diciamo, è proprio un accenno base, l'accenno di Wikipedia, le prime due righe, perché ci sarà davvero il delirio. Ci saranno degli intrecci assurdi, giochi di potere, stato, mostri, esperimenti umani, follia da parte degli alchimisti, sti poveri figli che non si sa che cosa non riescono a fare, che cosa non si inventano più di trovare la pietra filosofale. Un mondo assurdo, una cosa assurda che però era fantastica. Cioè, Fullmetal Alchemist è uno dei miei manga preferiti, perché oltre ad avere un tratto bellissimo, dei disegni molto accurati, una trama sconvolgente, riusciva ad emozionarti davvero con poco. C'erano alcuni momenti in cui i rubinetti si aprivano e ciao. Con queste premesse altissime, immaginate quanto potevo pretendere dal live action. E tra l'altro, ogni live action che ho visto, Death Note, le pretese erano tante, mi aspettavo qualcosa e poi finiva con una grandissima borracciata. Diciamo che a questo giro il risultato finale è un nì. Vi spiegherò un attimo per me quali sono stati i punti a favore e i punti contro questo live action, che ovviamente la trama è molto simile, ma non del tutto, a quella del manga. Partiamo dalla cosa più importante, ossia i personaggi. I personaggi sono molto ma molto fedeli agli originali, sia per quanto riguarda le sembianze, l'aspetto fisico, che per quanto riguarda una grandissima e forte caratterizzazione. Vengono riportate tutti gli sketch, tutte le gag, tutti i particolari, davvero ben fatti. Ho apprezzato ovviamente Alphonse è grandioso, è la schiera dei cattivi. Quella, secondo me, sono i personaggi più riusciti in assoluto. Una nota dolente per quanto riguarda i personaggi sono prima di tutto le parrucche. Allora, le parrucche, la colorazione dei capelli, per me, che io che sono una persona che è puntigliosa, no, sono un po' sballate, soprattutto i capelli di Edward, soprattutto i capelli di Ed, che sono tipo sul carota, sull'arancione. Invece io, tuttora, io non sto scherzando, i capelli sono tipo biondi e lui è così,
Lui è biondo, perché fare i capelli pendicarota? Questa cosa non mi è piaciuta tanto. E anche per come hanno modificato i capelli della loro amica d'infanzia, che da un biondo anch'essa è diventata una castana. Un'asiatica bionda, tranne se non sei fan del K-pop, diciamo che è alquanto difficile trovarlo. E parlando sempre del povero figlio, povero Edward, diciamo che quest'ultimo secondo me è stato un po' declassato, è stato un po' minimizzato. Ora poi vi starete chiedendo perché. L'alchimista d'acciaio era fortissimo, è fortissimo, e aveva, oltre ad avere un carisma, essere molto simpatico, ma aveva una forza inaudita. Noi vedremo per tutto il tempo del live action, tutta la storia, sto tizio corre, urla, alza muri. Cioè, io non ho mai visto un attacco forte, un qualcosa che diceva: oddio, sono un alchimista di stato, faccio il bip a tutti. No, lui alza muri, si protegge, scappa, gli altri lo attaccano, si protegge con il muro e tu fai sì, ok, ma l'attacco? Cioè, secondo me l'hanno un po' voluto non declassare, non hanno dato il giusto merito. Questa cosa mi ha abbastanza sorpreso, perché comunque all'interno del manga c'erano i combattimenti assurdi. Ci sono anche in minima parte all'interno delle live action, ma sono sempre un po'... sì... L'ambientazione è davvero ben fatta, tra l'altro è stata girata in Italia ed è molto carina, molto fedele. Il doppiaggio è anche ben fatto, perché io l'ho visto in lingua originale con i sottotitoli, ma poi per vedere un po' come era stato fatto il doppiaggio l'ho visto anche in italiano. Tra l'altro, ragazzi, dura davvero tanto, passate 2 ore. E credetemi, 2 ore incollato così a vedere Fullmetal Alchemist, quando conosci già la storia e sai come andranno le cose, è alquanto pesante. E poi gli effetti speciali secondo me è un po' il fiore all'occhiello, sono belli. Soprattutto io mi aspettavo quel Alphonse, ma è una poracciata, ma è una cosa terribile, invece Alphonse era magnifico. Gli effetti speciali, quando vengono ricreati i muri, e i veri effetti dovuti all'alchimia, sono fantastici. Il budget comunque, secondo me, per quanto riguarda gli effetti speciali, è stato davvero molto alto, a discapito magari di altro. I cattivi sono ben realizzati, io li ho amati alla follia, e anche tutti i vari personaggi sono davvero ben caratterizzati, un'ottima recitazione, davvero ben fatta. Ma secondo me la vera nota dolente di tutto sto live action è proprio la trama. Perché proprio la trama? Perché non si sa come, per metà del film la trama sarà molto fedele al manga. Troveremo le stesse azioni, le stesse circostanze, bene o male, magari cambiate, riadattate, a quello del manga. Da metà in poi realmente ho fatto fatica a capire che cosa, dove volevano andare a parare. Tipo, hanno riportato la questione della chimera, magari per chi ha capito già, può capire già l'importanza di quella scena, e lì c'è stato un forte pathos, io stavo lì che piangevo, quella cosa l'ho apprezzata. Però dopo quel momento in poi sono state fatte degli adattamenti che hanno completamente sconvolto la trama. Cioè, all'interno di Fullmetal Alchemist ci sono dei giochi di potere, tutta una storia sui sacrifici umani, la pietra filosofale, che viene completamente minimizzata e completamente annientata. Cioè, io quando ho capito realmente come avevano studiato la parte finale, ho detto: siete folli. Hanno stravolto, hanno completamente modificato tutto, minimizzando il tutto, rendendo... Beh sì, vabbè, perché fare così? Per me questa cosa non ha senso, perché io... Non potete modificare una trama così importante, così sentita come quella di Fullmetal Alchemist, e mettere una toppa che non è toppa, e tra l'altro tralasciando personaggi importantissimi come Scar, che non appare, cioè non esiste nel live action. Che poi, tra l'altro, una cosa che non riesco a capire è: c'è un live action su Fullmetal Alchemist che è finito, perché fare un finale aperto dove tutto può succedere, dove nulla è successo e tutto potrà accadere? Io non l'ho capita questa cosa. Ci vorranno mangiare sopra?
Vorranno fare una continua? Bene, non chiamatelo il live action di Fullmetal Alchemist, chiamatelo la prima parte del live action di Fullmetal Alchemist. Oppure il primo live action di Fullmetal Alchemist. Una persona capisce che è una prima parte e poi ci sarà una seconda. Quando io ho letto il live action di Fullmetal Alchemist, mi aspettavo una trama dall'inizio alla fine. Non dall'inizio alla fine, che non è fine, ma continuerà magari se ci saranno fondi o se questo film viene considerato un meno. Questa cosa a me non è piaciuta. Non potete capire. Allora, perché io dico non mi è piaciuta? Perché io ho amato il titolo, conosco la trama e non accetto una cosa del genere. Magari tu, che non hai visto e non sai nemmeno che cos'è Fullmetal Alchemist, per te è il live action dell'anno. Per me no, è come se qualcuno ora cambiasse tutta la trama di Beautiful e cambiasse i personaggi. Cioè, no, vabbè, ma questo è il nuovo Beautiful. Ma dove? Ma chi? Ma quando? Cioè, sintetizzare 27 numeri penso che sia una cosa grandissima. Deve avere una capacità di sintesi che io non avrei mai. Io per parlare di una cosa di 2 ore ce ne metto forse 8. Immaginate loro sintetizzare 27 numeri in 2 ore. Penso che sia davvero terribile. Però non mi chiamate il live action di Fullmetal Alchemist, chiamate la prima parte di Fullmetal Alchemist. Almeno una persona si prepara psicologicamente alla cosa e non va a entrare in crisi come me, che mi dovrò dopare di tranquillanti per tutta la mia vita. E quindi il mio voto finale a questo film, a mio grande malgrado, è 5. Carino, però resta lì. Spero che prima o poi i produttori si redimano dai loro peccati e cancino un qualcosa di oggettivamente più bello. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se avete visto il live action, se non l'avete visto, se vi ha colpito, se amate Fullmetal Alchemist. E soprattutto perché vi ricordo di stalkerare anche le mie amiche, scrivere le vostre impressioni anche sotto i loro video e di continuarmi a seguire su tutti i vari social network che trovate qui sotto nell'info box e ovviamente a fine video. Per ora è tutto, ma solo per ora, Ashura vi saluta e ci rivediamo al prossimo video. Ciao!